Le cose, sarebbe stato bello vedere anche la staffetta italiana qui. Quest'anno non sembra essere annata, scordiamocelo, non è la squadra del 2010, non vanno. L'unico che sembra andare è Jacques Riparelli, che ha fatto 10-21. È vero che il titolo italiano è stato vinto da Fabio Cerutti, addirittura si è arrivati all'idea un po' così di portare due riserve, una delle quali Rosario Lamastra, sono anni che non va forte anche per infortuni, rischia di essere... Soprattutto lasciamo a casa uno come Andrew nella staffetta, sì, che questa è la cosa più assurda forse. Ma non voleva fare i canti, perché invece quelli che ci sono vanno forte. E allora un personaggio di questo tipo, teniamolo. Lo porti tutta la vita, guarda, e gli fai fare i cambi l'ultima settimana. Lasciamo perdere, io credo che quest'anno si arriverà al Red Nazione, come con chi sta rappresentando velocità, staffetta e tutto il resto. Quattro squadre fuori dalle due... 4% e 4x4 degli europei, non ci fosse stato l'errore del 4% maschile sarebbero arrivati in finale, però come? E poi si sottilizza su Andrew Howe che deve fare i cambi, perché quelli che invece vanno a provarli i cambi li riescono a fare, mettiamo dell'altro, portiamo Rosario Lamastra, perdonami Rosario, ma... No, io sono... Portiamo Daniele Greco, mettiamolo in ultima frazione. Portiamo Daniele Greco in ultima frazione. In realtà i selezionatori sono selezionatori perché si assumono anche delle responsabilità e quindi fanno delle scelte. In questo momento responsabile della velocità, condivido poco anche delle scelte di chi seleziona, del direttore tecnico Francesco Guagliati e del modo di porsi della federazione verso il CONI, ammesso che questo possa essere l'atteggiamento del CONI. Ci sia capacità negoziale, anche perché poi bisogna essere anche in grado di... E all'interno del CONI non c'è la preparazione olimpica chi possieda una storica super competenza per l'atletica e quindi l'analisi dei numeri via via che vengano snocciolati, e quindi bisogna spiegarli bene. Si porta come riserva Manuela Gentili e non la si iscrive per i 400 ostacoli avendo lei un quasi minimo A. A quel punto, se viene a fare la turista, che corra la gara individuale. Perdonate, torneremo a parlarne di questa cosa durante i giochi olimpici. Intanto diciamo anche che Christophe Lemaître ha dato appuntamento al pubblico per i 200 delle Olimpiadi, dove si è detto il neozelandese ieri si è visto un bel 5.000 con vicini di casa di Willis alla grande, Collis Birmingham, e qualcuno, compreso il suo allenatore, avrà avuto qualche rammarico per l'assenza di Daniele Meucci, che ha fatto 13-19-0-0. Birmingham è sempre stato battuto da Daniele Meucci, poteva essere della partita e magari fare un tempo vicino ai 13-10 ieri. C'erano le condizioni ideali ed anche la ritmica, però la FIDA pretese che quel risultato di 13-19 minimo A venisse prima della fine dei termini. Aveva il minimo B, a cosa serviva? Andava già o veniva già a Londra perché il minimo A, bastava iscriverlo. Mamma. Sono cambiate anche i termini, il modo di trattare con il CONI per la federazione rispetto ai tempi d'oro, in cui qualche scarrafone si faceva, viene in mente la 4x400, magari più dal CONI, che intanto c'è stato un altro più 65 dal giavellotto. Intanto è ricominciato a piovere.